Intanto la realizzazione dell'ospedale del Valdarno fu pensata da amministratori e politici antecedenti alla mia generazione e credo a loro vada dato il merito principale. Noi abbiamo accompagnato la realizzazione di quest'opera ed è stata importante perché se non ci fosse l'ospedale del Valdarno noi avevamo tre piccoli poliambulatori. Forse non avevamo una struttura dove riferire le nostre esigenze e anche riversare le nostre critiche. Quindi aver realizzato l'ospedale e averlo condotto in questo secolo credo sia stato un fatto straordinario che manifestava la volontà di questa comunità di disporre del diritto appunto a gestire la propria salute. Quindi questo è un dato forte che dobbiamo rimarcare, così come dobbiamo rimarcare che l'occasione di questo decennale non può essere che quella di rivendicare per questo impegno, che è stato un sacrificio di uomini, di risorse, di idee, una migliore aspettativa di quella che oggi è stata consegnata ai cittadini del Valdarno. Ne abbiamo consegnato una bellissima struttura, abbiamo salvato una sanità di base, ma l'ambizione che mosse allora la realizzazione di questa struttura ancora non è stata soddisfatta. Soddisfare questa ambizione significa rivendicare al Valdarno una qualità sanitaria ancora in gran parte da conquistare e una aspettativa per il futuro e la tutela del diritto alla salute dei nostri cittadini ancora da conquistare. Oggi ci scontriamo ancora più di ieri contro l'esigenza di accorpamenti e accentramenti fiorentini, aretini, regionali che rischiano appunto di rendere non sufficientemente adeguato questo sforzo che appunto la generazione di mio padre ed altri pensarono e la generazione mia ha portato a compimento. Alla nuova sta il compito di combattere e di preservare questa idea di sanità che rischia altrimenti di disperdersi fra il marasma del sistema politico nazionale toscano. E cosa occorrerebbe? Occorre combattere, occorre pretendere il meglio, occorre pretendere la qualificazione dei servizi, occorre pretendere che siano decentrati momenti di cura importanti che invece vengono di converso accentrati. Occorre superare questa diatriba del Valdarno fra l'ospedale della Gruccia, che è e deve rimanere un ospedale d'urgenza, e quello di Figline, che dovrebbe diventare un ospedale di medicina programmatica, allora diventa complementare. E questo non è avvenuto proprio per un motivo, io penso, perché l'interesse di altri luoghi, di altre forze, mantenere ibrida questa situazione aiuta a non qualificare i servizi che invece potrebbero essere dati dai due presidi. Quindi occorre tenere alto questo diritto e essere non dalla parte del sistema nazionale o regionale che sia, ma dalla parte del cittadino che si presenta in una struttura e qui deve trovare le risposte ai suoi problemi. Avanza spesso una teoria che è quella di dire ma ci sono altri luoghi dove andare a curarsi. Io credo sia offensiva per i deboli e per i malati che hanno diritto di trovare cure adeguate, ovviamente fondamentali e alcune specialistiche nel proprio territorio. Ci vadano gli altri a girare altri luoghi e altre situazioni. Ecco, come si fa a difendere questo? Difendere significa anche scontrarci con i poteri che oggi sovrintendono il sistema sanitario regionale, non solo.